amici sportivi e toscani amanti dei motori scusate la papera eccoci di nuovo con Motori Quasi Live tradizionale appuntamento del martedì sera e parleremo eh, di rally, totalmente rally perché eh, mi face, scusate mi facevano gesti dalla regia perché eh, c'è stata una gara sola il Tuscan Rewind come ben sapete e gara che assegnava eh, il titolo italiano rally, il massimo il Massimo Scudetto Tricolore, appunto, quello CIR, che è acronimo che vuol dire Campionato Italiano Rally, ma era gara valida anche per il um, Campionato Italiano Rally Terra e anche per la gara storica e pure la regolarità. Dunque, ambedue io e uh, Max Ghedoni, che vedete qui al mio fianco e che saluto, uh, eravamo concorrenti ma nello stesso momento sportivi e fra virgolette ormai è inutile che vi nasconda quello che è successo eh, né la squadra Orange One Racing né HK Racing eh, hanno eh, vinto lo scudetto eh, non abbiamo vinto, bontà per loro che sono arrivati secondi vedete le belle immagini che AC Sport ci ha fornito quello inquadrato appunto è l'attuale campione italiano rally Gian Domenico Basso in coppia con il senese Lorenzo Granai che spero di avere presto in studio perché come avevamo detto ad inizio anno di solito noi portiamo fortuna e come tale la, la, la loro vittoria sebbene al 50% all'interno dell'abitacolo ha ancora una volta di più confermato questa teoria che non è stata una nostra scoperta ma ce lo hanno detto tutte le persone che sono venute da noi in studio come vedete, è stata una gara che sembrava dovesse avere solo nel meteo un po' altalenante, in questa pioggia che andava e veniva sabato, l'unico fattore eh, o, o anche un discorso da fare da discriminante per la scelta delle, dei, degli pneumatici oppure gli affinamenti sull'assetto. Invece, poi alla fine, delle azioni veramente delinquenziali hanno sovvertito la classifica. E soprattutto quando c'erano due equipaggi che nelle ultime tre gare sono state vessate dalle forature. Mi riferisco a Campedelli Canton con la fiesta di Orange One 1 Racing di Orange One Racing e con la C3R5 di Citroen Italia con Luca Rossetti e Leonora Mori come equipaggio. Uh, avendo forato si sa. Io personalmente penso che al giorno d'oggi è abbastanza difficile forare eh, nelle speciali per, le, per il grande sviluppo tecnologico dei, degli pneumatici. E quando succede, succede in modo anomalo, perché l'errore di guida ci sta, ma i piloti professionisti lo ammettono. Quando invece avviene in modo anomalo, cioè con un foro all'interno al centro della battistrada, purtroppo. Ti, eh, a Milano si dice ti cadono le braccia però è veramente un discorso che tu contro queste azioni delinquenziali non puoi avere nulla a che fare e come tale le classifiche vengono eh, ribaltate o, o perlomeno non compilate secondo un'egida sportiva e questo come sentite anche dal tono della mia voce fa veramente male allo sport credo che con gli esposti presentati il Tribunale Sportivo e di AC Sport possa mettere la parola fine a, questo tipi di, a queste azioni che purtroppo non sono nuove nel mondo rally perché me le ricordo ai tempi dei duelli fra um, Tony e Vudafieri si parla di tempo dove c'era la 131 e lo stratos ma anche con Cerrato e Zanussi quindi quando c'erano le, le famose gruppo B dopo c'è stato un periodo di totale silenzio e qualche anno fa invece è ritornato alla ribalta, appunto con Scandola, eh, che eh, non ha potuto fare determinati risultati, perché è stato anche lui eh, colpito da queste forature improvvise. Ho detto quello che pensavo, adesso noi parleremo solo di gara, di sport, perché sia il sottoscritto sia Max Ghedoni siamo persone di sport che abbiamo sempre e ci siamo sempre combattuti e comportati in maniera corretta e reale. E credo che questo nessuno possa imputarci una visione diversa da quella che ho appena detto. Ma hai fatto una bella filippica, complimenti, hai detto tutto, possiamo avanzarci e andare via. Questo è vero, però nel frattempo dobbiamo spiegare ai nostri telespettatori cos'è stato il Tuzca Rewai dall'interno, perché noi ci siamo già visti dai test. Ma guarda prima di tutto dobbiamo per dire una cosa, che eh, noi siamo da tanto tempo in questo ambiente e mai avevamo visto un campionato arrivare all'ultima gara con quattro pretendenti al titolo, perché non dimentichiamoci che c'era Campedelli, Basso, Crugnola e Rossetti. E mai e poi mai avevamo visto una situazione del genere sapendo che chi avesse vinto la gara al 99% a parte qualche incastro di classifica avrebbe vinto anche il campionato. Però se ti ricordi bene avevamo già anticipato Vero. forse forti della nostra esperienza, esperienza eh. o età che alla fine conta anche quella e come si suol dire in gergo Te l'avevo detto, Tomà, avevamo parlato di chiodi e purtroppo il nostro sport ultimamente si sta adeguando alle tematiche sportive delle altre discipline, eh, legacy calcio o quant'altro. E sinceramente eh, tutti quanti sapevamo che probabilmente qualcosa sarebbe successo e tutti quanti speravamo che quel qualcosa non sarebbe successo. Però, guarda caso, alla fine noi che eravamo quelli che forse davamo meno fastidio perché per vincere avremmo dovuto sì vincere la gara, ma avere una, una, un incrocio di costellazione tale per cui era molto difficile che ciò si avverrasse, non siamo stati eh, oggetto di, eh, di folature. Mm -hmm. Chi prima, chi dopo, in funzione di anticipiamo i tempi, posticipiamo i tempi, aspettiamo l'ultima prova speciale, guarda caso eh, è successo quello che è successo. Oltretutto, io so, essendo come te in gara, io alla fine ero anche in verifica eh, finale con, eh, con la mia vettura, perché siamo arrivati i secondi. Certo. Eh, Permettetemi di sottolineare la grande stagione di eh, Cruniola, di Ometo e, e dell'HK, perché è sempre un team privato. Abbiamo vinto il CIR asfalto, Giusto. Eh, siamo arrivati secondi nel campionato italiano CIR. E siete eh, stati protagonisti? Siamo stati protagonisti fino all'ultimo, ovviamente come sono sempre abituato a dire non è frutto solo delle capacità di un pilota, ma è frutto di un'amalgama generale uh -huh. quindi io devo ringraziare i meccanici devo ringraziare la Pirelli sono, sono i rilanzamenti di fine stagione. Sembra, sembra quasi una retorica ma in realtà o hai squadra o non arrivi in nessuna parte puoi essere anche Walter Hall il campione del mondo chi vuoi ma se non hai squadra non ti muovi però purtroppo abbiamo verificato queste, questa situazione io ho visto De Visu con i tecnici le forature e ti posso confermare che sono delle forature anomale, cioè, oltretutto, se parliamo di una gomma d'asfalto, la gomma più facile da, da, da forare, da forare. ma senza svelare misteri gloriosi. Noi e anche voi, credo, sia, siamo usciti con le K8 con sì. palla rinforzata proprio in funzione di questa gara di terra di conseguenza ci voleva un bazooka per forare come ho neve. detto è quasi impossibile oltretutto il foro o i fori sono sul tas nel tassello al centro del tassello sì. eh, che la, la gomma da terra è come una gomma da neve quindi non è tra eh, l'intercapedine delle due dita ma è come forare la, la, la punta di un dito quindi molto difficile d'altronde non siamo Sherlock Holmes non siamo dei... Dei, 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 dei referenti giuridici e quindi adesso sono, è stata aperta dalla federazione un'indagine, un quindi eh, tu sai perfettamente, forse gli spettatori non sanno che eh, lo sport dell'automobile è gestito come qualsiasi forma politica eh, nazionale, quindi c'è certo. un tribunale, c'è una procura generale, c'è un giudice sportivo. Cioè, tutto non passa inosservato, non siamo a giocare a, 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 a 3-7 o a pescare trote, quindi <ride> siamo, stiamo seguendo delle normative. La Procura federale agisce come la Procura nazionale, eh, è stata attivata, di conseguenza al di là che si stia muovendo Ford, si stia muovendo Citroen si stia muovendo eh, chiunque, una volta aperta eh, l'indagine la Procura è autonoma e, e arriveremo alla decisione. I e tempi saranno abbastanza e lunghi, i tempi saranno lunghi, parliamo di come minimo tre mesi, però ti dirò una cosa, io credo che eh, come era avvenuto a San Martino di Castrozza dove c'è stata la ripetizione di un avvenimento del genere sì. ed è stata annullata la, la prova speciale, uh -huh. io credo che a questo punto con una situazione del genere, ricordiamoci che sono stati anche tagliati i tubi. Dei freni di una vettura che partecipava al trofeo Peugeot no, in, parco chiuso. in parco chiuso ed è scattata una denuncia per tentato omicidio, sì. non solo per una questione prettamente sportiva. Quindi siamo abbiamo rasentato e stiamo rasentando. I, i, delle i, pagine i, fosche, veramente. veramente. Quindi io mi aspetto da parte della federazione una decisione drastica, cioè, eh, eh, posso anche scriverlo, anticiparlo, io mi aspetto l'annullamento della gara e oltretutto il passaggio di San Marino l'anno prossimo al posto del Tuscareguay che magari nulla ha di colpe, certo. però eh, il luogo del delitto è quello e di conseguenza eh, gli organizzatori purtroppo lo non, non Devo, devono, eh, devono essere più coscienti e devono tutelare di più sia gli spettatori che i concorrenti. È un peccato perché lo scenario attorno a Montacino era. No, ma, ma le, prove, le prove sono quelle che abbiamo detto: sono quelle di San Marremo. Quindi basta guardare i filmati, basta guardare questa immagine dove vedi questa curva, questo tipo di fondo per capire la bellezza. Però eh, bellezza non deve essere una bellezza persa, cioè deve essere una bellezza ricostru ricostruita e riconquistata. Oltretutto. Eh, sì d'accordo gli esposti di Peugeot di, di Citroën, di, 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 di Ford, Orange. di Orange adesso tutti si stanno esponendo noi no, non abbiamo necessità poi ti ripeto una volta è aperto l'ufficio dalla, 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 dalla procura quindi lo sposto forse neanche cioè non serviva neanche la, la situazione di classifica non cambierebbe ugualmente perché sia nel caso che dovessero annullare la gara c'è in testa, a in testa davanti che cerebbe uguale, a sia, livello costruttore c'era in testa a fortebbe uguale, Ford. sia nel caso dovesse annullare. L'ultima prova speciale perché è quella che diciamo è più mm -hmm. eclatante da un punto di vista del risultato la, la, la classifica non cambierebbe, Basso vincerebbe ugualmente il, la gara e la gara è il campionato noi vinceremo ugualmente, cioè arriveremo ugualmente secondi, secondi quindi si aspetta solo una dimostrazione di forza che dovrebbe essere eh, poi aperta ad altre situazioni. Tanto se vogliamo girare il dito della piaga anche nei confronti delle, delle ricognizioni abusive. Sì. Sono anni che ne parliamo, sono anni che si sa che esistono, sono, sappiamo eh, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di targa di chi le fa. La federazione non è mai intervenuta. Ha sempre nicchiato, su ha questo, sempre è nicchiato perché qual, qualunque organizzatore dice: chi, chi si prende la responsabilità di mandare a casa? l'Adreucci della situazione, il Longhi della situazione, il Cordillon della situazione, non perché siano loro colpevoli, ma tante volte ci sono dei nomi eclatanti che creerebbero un presupposto che andrebbe a discapito forse degli organizzatori, non del, della federazione. Quindi la federazione sarebbe bene che si svegliasse un attimino e, e pensasse un attimino di più alla promozione, pensasse un attimino di più a rendere questo campionato bello e competitivo, pensasse un po' di più a premiare coloro che vi partecipano perché le spese sono incredibili. Sì. Però almeno una volta quando correvamo noi c'erano dei premi di classe, premi di gruppo, premi di assoluto che ci davano un, una mano. Di ti, un ti po' di Dindini. Il successo degli RC a cosa è dovuto? il successo al Monte Premi che c'è. Eh, il successo dei trofei, eh, quando sono esistiti, qual era? Era quello del Monte Premi che ti permetteva alla fine di pagarti parte della stagione. Quindi al di là delle promesse ci facciamo correre sette, sette campionati mondiali, tre interstellari, quattro stratosferici. Vediamo di essere un attimino più concreti e di tirare fuori un po' di pane e salame, perché alla fine a metà gara abbiamo fame e eh, un po' di eh, pane infatti, salame non dovrebbe mai. È vero. Quindi non vuol, questa non vuole essere, no, anche perché il ruolo del campionato italiano è quello di formare, non tanto di, di far sì che persone, se vogliamo, anche un po' su con l'età vincano un titolo e continuano a vincere titoli ah, sai, bisogna formare questi giovani sì, però le, le, la, la gente con l'età Andreucci che ti arriva terzo che ha 56 anni il basso che arriva il basso che ne ha, so, 45-46, diciamo 50, che dai 40-50 50 sono gli unici uomini che hanno ancora esperienza e i giovani l'esperienza non riescono a farsela perché i giovani riescono sì e no a mettere su. Eh, Uh, un budget per fare qualche gara, uh, prove come facevamo noi non le possono fare perché sì. non c'è la possibilità, quindi dov'è che imparano? Dove vanno a imparare? Il programma di Rending era partito con 10 macchine, il Tuscan aveva due macchine. Due macchine sì. ecco, quindi significa che la gente si perde per strada e l'obiettivo di una federazione è quello: del, del, non dico dei team, perché i team sono tutti privati, quindi non c'è il fatto di dire come facevamo noi su Baru: ti diamo una mano, eh, corri con noi, vediamo di incentivare, sfruttiamo il, il nostro budget. qua i team sono privati e sono, ormai è un, è un campionato di non, non sì. Il noleggiatore non può fare il mecenate, il noleggiatore fa ah, no, deve, far, fa, deve far quadrare i conti. Fa, fa l'imprenditore, può venirti incontro facendoti pagare il meno possibile, come, come so che succede in alcuni team, anche del nostro, che ha dato una mano a qualcuno. Però non, non può uh, andare sotto costo o, o in rimessa per, solo per essere un, un, un mecenate della situazione. La stagione dei saldi non esiste, non c'è il <ride> Black Friday. Infatti, in, perfetto. Nel, nel Quindi, ripeto, bisognerebbe usare un attimino, ma mi sembra di, di logica. Eh, cioè, è inutile star là, se, eh, è come in Italia: se non se no iniziamo, torniamo a, a ripulire i fossi, i canali, i tombini. Ogni volta a, che piove a, perme, ci sono a permettere di, 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 sì. di sboscare gli argini dei, 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 degli affluenti. Adesso nei uh, 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 boschi, de, se tocchi un, un, un ramo, ti, 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 ti accusano Di, 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 ramo, di, di ramocidio. Se non cominciamo alla base, il torrentello poi ti porta via a casa. È la stessa cosa nello sport, se non cominciamo a riarginare, a ripulire, a dare un senso, una logica, una, un, una credibilità, continueremo ad avere le navigatrici con le unghie lacate, i piloti con la, con la, la, la tuta super nuova e il computer che non riesce neanche ad andare al picco della, della pop off perché non riescono neanche ad aprirla. Quindi lasciatemi essere un attimino polemico, nel senso che una volta noi andavamo a pane e salame, però ci mettevamo l'anima, ci facevamo un fondo schiena bestiale. Adesso, ho fatto una, il Tuscan, sei prove speciali. C'era una prova di 27 km Sembrava che avessero fatto, non so, mezzo il, mondiale. Il, il, mondia una, una prova, cioè, il mondiale, ragazzi, svegliamoci un po' fuori. Cioè, eh, Smettiamo di dormire tra, tra otto guanciali, torniamo a dormire un attimino sulle brandine o a fare il militare come si faceva una volta, a fare i campi, i campi estivi, i campi invernali. Cioè, eh, torniamo a essere umani, non pensiamo di essere marziani di diritto. Punto. Bene. Uh, Filippica 2 e soprattutto anche la tua, anche perché la nostra trasmissione è un colloquiare fra persone e che poi dopo voi giustamente ci rispondete o ci fate le domande e la condizione era ti, sdo, ti faccio la prima che mi è arrivata a livello mail. Cosa ne pensate della nuova prova televisiva che è stata quella che ha aperto venerdì eh, questa gara? Ma ben venga. Finalmente non no, il solito venga, piazzale, no, ma benvenga, benvenga tutto ciò che è promozione, benvenga tutto ciò. Oltretutto, la, la speaker è entusiasta, lo fa, lo fa con piacere. Lo la, comunica. È anche, anche un bel vedere, perché Camilla, Camilla finalmente è un eh, bel vedere, Camilla 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 è un bel vedere, Camilla, sì. è una valida professionista, valida giornalista. Ha eh, ha la, avuto l'accortezza la di dire scusate io vengo da un altro mondo eh, nei motori eh, però vedo che si impegna. L'unica eh, diretta televisiva con la RAI se ti ricordi l'abbiamo fatta proprio a Sanremo con Vasino, sì, è vero. Vasino ha fatto due, una a Sanremo nella prova, nella prova di eh, quella qui, Dossi come si chiamava? Eh, non me lo ricordo, vabbè. ho un buco. Ho buco. Comunque diretta, sì. e la seconda è stata a Monte Carlo con, sì, con, uh, con, Cerrato. con, con, con Dario Cerrato. Quindi eh, parlo del. Ses, eh, Dunque, Almeno vent'anni fa. No, no, di più. Dunque Monte Carlo, 78, 88, 98, 2009, 40, Parlo di quarant'anni. Un bel quarantino fa. Quarantina. Insomma, non sì. male. Ecco. Vengano queste iniziative per far capire qual è lo spirito del nostro sport, che è uno sport difficile da capire, eh, non, non è di, di immediata ricezione. Va a spiegare che questo oggi è primo e, e domani è decimo. Sì. Non, ci sono dei, dei meccanismi non facili, però la, la bellezza delle immagini, queste macchine che non vanno di traverso come quei, i nostri gruppi B o i nostri gruppi gruppi A però dimostrano tutta la loro potenza soprattutto sulla terra è un bel vedere e sì è, un, è uno spettacolo che torna ai tempi indietro e soprattutto devo dire che è sempre una bella eh, è, un, è uno spettacolo innanzitutto gratuito in primis che in questo momento già non è male seconda cosa è uno spettacolo che permette a tanta gente di portare laddove ci sono le gare anche un contributo economico, perché è gente che deve mangiare, dormire, eh, rifocillarsi, eccetera, quindi in un momento oh, temporale in cui magari il turismo è assente, Ecco che quando si muovono 3.000-5.000 persone, insomma, l'indotto, sì, eh, un'altra un cosa, DJ è quella da dire alla federazione per piacere cambia il format, però eh, non, non, non possiamo dormire due o tre ore per notte e dopo magari stare un, uno o due giorni completamente fermi senza fare niente. Cioè Questo è un discorso... Sì è vero, chi fa le tabelle tempi discorso dovrebbe ragionare un po' di, di più. Il diretto non a chi ci ascolta, ma a, a chi invece ci ascolta, se, se lo capiscono. Sì, perché è vero. Sono due, due Bo, insomma, abbiamo parlato appunto di tribunale sportivo, abbiamo detto che ci vorrà del tempo. Speriamo che il 2020, che è un anno bello tondo, 2020, possa essere il, il via di questa nuova vita del campionato italiano Rally e accadere soprattutto di tutte quegli altre miriadi di mini campionatini che io e te abbiamo sempre detto abbastanza inutili. Perché quando corriamo noi c'era il campionato italiano rally internazionali, c'era il trofeo rally nazionale il mitico TRN e poi no, c'era qualche Coppa Italia. Se non sbaglio, ai tempi è giusto che ci sia, non di più adesso invece c'era. Se non sbaglio, vado in sequenza. Cir, campionato rally Terra, campionato Rally Asfalto, TRZ, cosa c'è ancora Coppa Italia VRC IRC. Eh, non, non, non titolate nazionali, regionali l'Ipa, cosa ci manca? Tre sette. Eh, ma, ma sono tutte iscrizioni che arrivano in federazione. Cioè, mi, certo, è vero, è un discorso legato al quatrino. E ve lo diciamo in anticipo perché fra due settimane ci sarà l'apoteosi del rally che non è Rally, cioè il Monza Rally Show. E che scusate se ho usato questa dicitura ma se andate e frequentate i social dite che Monza è rally che non è rally è proprio stato scritto no, sì, ecco, quest'anno poi è, senza non è un rally, infatti è una, una kermesse, ma una, un, una sagra paesana è una cosa un po' più allargata del piazzale Fatta all'autodromo, soprattutto quest'anno mancherà la guest star Valentino Rossi, che di solito calamitava almeno un numero di qualche decina mancano le rule di CAR, mancano le rule di car plus, ma sì, no, ci sarà qualcosa di riservato per loro, ma è riservato alle R5: solo R5 eh, nelle prime due però, ore dipende, di apertura mancano, delle, delle iscrizioni, ma hanno detto che ce n'è un botto. Sì, sì, no, le iscrizioni ce ne sono un botto. Perché mancando Valentino eh, eh, tutti mirano al, al successo? D'altro canto, però magari ci sarà un botto di, di concorrenti, ci sarà un, un, un botto meno di spettatori. Sì, quello è vero. Forse anche una cartina torna sole per vedere cosa succederà il giorno che Valentino si ritira dal mondiale. Sì, eh, la, questo la, è vero. Ecco, la, la, per vedere o per, o gli, per organi, se... gli organizzatori lo metterebbero su anche in balsamato, solo in una moto, perché <ride> è vero. sanno perfettamente quale sarà... Dove sarebbe o sarà il calo di, di presenze e di ed indotto e Valentino, soprattutto come dicevamo, non so se abbiamo detto anche in trasmissione. Mm. È, è, un, è una struttura commerciale talmente potente e forte con la, 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 la società 46, la 46, eh, che 46, che 46 da... per cui eh, c'è un giro d'affari che interessa a tutti: Federazione. Quello Lugia, che vedete che... adesso, appunto, è, era prima ah. era Tony Cairoli nove volte campione del mondo cross. Che a fine stagione si è diletta con i rally ed era presente al Tuscan perché con una scoda di Piarese. Anche Valentino ha cercato di fare qualcosa con, con poco successo. E... Ma io, io parto sempre dal presupposto che ognuno deve fare ciò che è capace di fare e di farlo nella maniera migliore. Eh, forse anche a, a me a te sarebbe piaciuto correre e guidare, non, non, non saremmo andati piano, assolutamente. Tuttavia, meglio che abbiamo fatto i navigatori. Io, sono, io sono, ero contento quando facevo anche perché a me è sempre piaciuto organizzare, gestire la logistica, tutto quanto. Credo che fatto come lo facevamo noi era, era un lavoro estenuante. Bravo, bravo! Estenuante. Perché per organizzare una gara del campionato del mondo ci mettevamo io, ci mettevo un mese per fare una gara del, organizzare una gara del campionato italiano. Poi con le assistenze, le Quindi veloci, dice, i cerchi, le gomme. Quando, lavoravo, quando eh. lavoravo per Ford, addirittura a quell'epoca bisognava mandare, io dovevo mandare in Ford a Boream i filmati di tutti i punti di assistenza che avevo scelto per, 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 per il service, con tutte le alternative, calcolando che ne avevamo prima dopo e in mezzo a ogni prova speciale, certo, quindi quando sì. cominciavi ad avere 50-60 prove speciali cominciavi ad avere 3-400 punti di assistenza, ti ripeto, io in Corsica avevo 54 meccanici che ci seguivano con Cunico, 14 furgoni. Mm. Un elicottero e un aeroplano e quattro, vetture, quattro ruote motrici veloci che ci, le ci cosiddette, prende, veloci, le sì. cosiddette veloci che ci prendevano e mm. ci accompagnavano, più i ricognitori, più gli uomini più rally. Più eh, ma tecnici. questa la gente sa che cosa vuol dire la struttura di una gara di rally è così. Eh. Ora invece, sinceramente, è come dice la famosa barzelletta, non barzelletta, la famosa frase di Mark Wallen. Hai rispetto ai nostri tempi adesso come essere ufficio alla mattina alle 8 ti presenti, bello pulito tranquillo. Arrivi fino alla sera pomeriggio, alla sera verso le 18, fai le tue 6-7 prove. Poi doccia, hotel, doccia, fresco la mattina dopo sì, via ma ancora. L'abbiamo già detto mille volte, è un'evoluzione un dei tempi: anche la volta avevamo il, il, il Telefax, adesso abbiamo il telefonino, quindi non si può recriminare no, o certo. fare paragone. La volta avevamo il gettone per telefonare, sono i è, nostri adesso. tempi. Che se vogliamo, siamo un po' anziani, si vive un po' di ricordi in più con il trascorrere dell'età. Beh, la nostra ancora di salvezza. Eh se, certo, non, se non essere no. quelli, e certo. questo è. Senti, eh, ritorno al discorso di prima, come l'hai visto Toni che nonostante Tony Cairoli, che nonostante tutto appunto, ha ammesso anche di aver fatto qualche svarione, perché poi non è così semplice calca, eh, calcarsi in una, in una condizione del. Di colui del campione io, che viene lì per divertirsi io ho visto la macchina che aveva una strana fisionomia alla fine <ride> al, al CIO di Montalcino però quando uno eh, con, completa la, la, la gara arriva in fondo eh, si diverte ricopre una posizione assolutamente non disdicevole è solo da ammirare cioè, eh, le nostre porte sono aperte noi non siamo un clan chiuso per cui beh, vengono tutti e se poi chi viene è bravo ben venga perché noi stiamo solo cercando gente brava noi stiamo cercando di dare una mano a tutti perché diventino bravi perché se sono bravi loro siamo bravi anche noi sì. perché noi viviamo di rendita sui risultati che fanno perché se quest'anno eh, il buon Crugnola non fosse mai arrivato in fondo non avesse vinto due o tre gare che è compagnia bella Max Gedoni molto probabilmente non, non, non avrebbe valso assolutamente nulla la squadra neanche invece eh, e ti ripeto come ho detto prima è l'insieme è la fiducia che si installa Ora, ognuno con il collante che, che, che ci permette, l'emozione che abbiamo. Cioè, se ci emozioni ancora, vuol dire che ci credi, se invece aspetti solo che arrivi il, il fischio de, dell'arbitro, vuol dire che non hai capito niente di questo. Sport. Giusto. Eh, la cosa bella che vogliamo far sapere anche ai nostri telespettatori: eh, perché mi hanno detto, ma come fate voi a, 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 a sentirvi quando eh, siete in gara? Ma spesso io ogni tanto vado da lui, vede cosa fa lui, ogni tanto qui ti ho visto poco. Sei venuto da noi. Era un po' impegnativo, e come tale ci scambiamo. Ma anche spesso anche solo al telefono, quando mi è giunta voce che circolava. scusate la, la cacofonia, voce che eh, eh, un fornitore di pneumatici non avesse dato le gomme per l'ultimo giro a, al team HK. Io ho alzato il telefono e ho detto gira questa voce strana. Eh, no, ti sì. risulta, lui mi ha detto: guarda, noi siamo usciti con 4K8 nuove, e quindi siamo sì, senza problemi. Questo al termine della gara certo. una, non erano informazioni no, no, ovviamente segretate. Questo dopo la gara, per cui però c'è ognuno... un ottimo rapporto fra persone che si sono sempre rispettate e come ho detto all'inizio, sportivi fino al midollo. No, la sportività è la base di tutto, cioè il rispetto da parte nostra dei diritti altrui. Però l'altrettanto rispetto degli altri, dei nostri diritti, per cui se mi ledi uno dei miei diritti, che tu sia Di Gennaro, tu sia XY, o, presidente, o presidente, di... presidente della Repubblica, io divento una bestia e tiro fuori il mio libro nero e comincio a studiare <ride> fin, finché non ti schiaccio come una formica. Questo è poco ma Questo è vero. Eh. Sì, questo in effetti è anche. Vi devo anche diciamo così, spiegare forse il tono un attimino astioso e rancoroso che eh, si può dedurre leggendo i comunicati di Orange One Racing, perché collaboro con loro, so che sono persone specchiate, so che l'investimento finanziario è parecchio elevato, ma soprattutto quello che dà fastidio al presidente di una holding europea. Che fattura svariate centinaia di milioni, è che non si può combattere contro, un contro questi atti delinquenziali, mentre tu sei teso a portare a buon fine un tuo progetto sportivo. Da qui il fatto che magari i, fenomeni, i famosi fenomeni da tastiera o leoni delle, sui social cominciano sempre a scrivere ecco questa è la solita scusa di Campedelli perché ha sbagliato le traiettorie, perché ha pizzicato dei, dei muri, dei marciapiedi o qualcosa, eh, quando invece la realtà poi, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, è un po' completamente diverso. È vero che dette queste parole, magari con ancora un po' di adrenalina in corpo, eh, si rischia di cadere nel fatto... Che magari si potrebbe arrivare a conclusioni un po' meno estreme, però alla fin fine una svolta dava data. No, comunque DJ, allora, qui, i, i piloti rischiano anche la vita. Eh, bravo! Non, non, si può, non si può scherzare con la vita di due piloti, non si può scherzare con l'impegno di una struttura. Eh, il nostro, come il calcio, come il ciclismo, come qualunque altro sport, deve essere un, un divertimento e presentiamo che gli attori di questo di questa messa in scena che è positiva siamo noi non abbiamo bisogno di aiuti esterni non abbiamo bisogno di chiodi per vincere anzi non, non, ovviamente non, non vogliamo questi aiuti non vogliamo assolutamente nessuna intromissione lasciateci fare il nostro lavoro eh, credo che sia bello anche essere fans e tifosi ma credo che sia sia logico esserlo nel modo giusto io non posso pensare immaginare che le direttive siano, siano partite da, 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 da situazioni giuridiche diverse da quello del fanatismo religioso. Questo no, 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 non lo posso pensare, anche perché vorrei vedere qual è il meccanico, qual è il personaggio sì, è vero. che si assume la responsabilità di compiere determinati gesti o qual è il datore di lavoro che può incaricare qualcuno di compiere determinati gesti, sapendo che questo fra un anno, un mese, un giorno, dieci anni, Possa, non dico ricattarlo, ma possa far trapelare la verità. Sì. Quindi eh, ritengo che siano gesti inconsulti di gente ignorante. La gente ignorante, io l'ho sempre combattuta e cerco di combatterla. Chiedo alla Federazione di combatterla con altrettanta veemenza e lei, che ha la possibilità di farlo, di agire di conseguenza. Non serve. Non serve condannare il tizio o Caio Sempronio, parlo di persone titolari di licenza sportiva, sia esso organizzatore che conduttore che concorrente o quant'altro, ma bisogna fare in modo, come fanno all'estero, di avere una tutela anche nella gestione delle prove speciali diversa da quella che c'è in Italia. All'estero ci sono le zone limitate, le zone di affluenza, tutte le prove sono bandellate, i commissari di, di percorso hanno esperienza. Con tutto rispetto a noi manca il rinnovo della, di tutta la, la, la gens sportiva. Noi abbiamo commissari di percorso che come me hanno 70 anni, se non di più, e ci mettono l'anima per cercare di essere, però sono, so, so, sono, sono anziani, eh. sono 70 anni. Noi abbiamo bisogno, bisogno di giovani, ma se la federazione non incentiva neanche la, 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 la crescita, la formazione, l'arruolamento, la, la chiamiamolo così, dei giovani fra poco ad non avere neanche più commissari di percorso quindi eh, 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 abbiamo una malattia che ci sta rodendo eh, bisogna assolutamente intervenire quindi perché ripeto eh, e qua mi sto perdendo nel, nel prolisso se ci fossero più controllo più commissari più gestione del territorio più eh, comunicazione più prevenzione i chiodi non li andrebbe a mettere nessuno. Invece così, eh, prego, accomodatevi, sembra lo sbarco ad Anzio dove si può mettere di tutto, da mine contro mine, con mine anti uomo, chiodi e quant'altro. Bene, chiudiamo la parte chiodi e ehm, mi rimane solo un punto, perché nell'ultima mail che è proprio arrivata non più tardi di eh, 40 minuti fa, ci chiedevano, secondo voi, quale potrebbe essere la soluzione più logica da adottare? Vi abbiamo in parte già risposto perché eh, la federazione aveva già dato un imprinting che era quello di annullare la prova eh, incriminata perché appunto uno o più concorrenti non avevano potuto percorrerla così con i crismi della tranquillità e della sicurezza. ti faccio una domanda: parliamo dell'ultima prova speciale. E la prova speciale di Campedelli dove ha forato la prima volta, che è stata uguale Sì, a però purtroppo c'è da dire che lì eh, credo sarà un po' più difficile che eh, tolgano i tempi di quella prova per due motivi: primo perché Simone non è comunque arrivato in fondo, perché memore anche eh, di aver forato anche lui sull'ultima prova speciale e di aver scelto coscientemente di non fermarsi a cambiare la gomma perché credeva di potercela fare a uscire dalla prova solo che quella prova tu ben sai alla fine è un attimino un po' troppo diciamo sì, così. si può andare a cercare eh, le astrusità infatti è scivolato fuori strada e non ha concluso la gara non ci devono essere i chiodi la federazione deve muoversi in modo tale che le prove speciali siano garanzia di sicurezza per i piloti e per gli spettatori perché questa è la ba è la base. lo spettatore o il commissario stesso è un soggetto che necessita protezione e quindi di conseguenza le prove speciali vanno gestite come si fa all'estero con la gente a una determinata distanza, con accessi obbligati, in Italia so è difficilissimo, però se non si comincia a fare qualcosa non si farà mai nulla Io questo tutto perché tutto. il Mondorelli ne esce in... e chiudiamo questo nostro intervento e questa nostra tempesta Pistica Motori ne esce veramente male con le ossa un po' rotte, soprattutto con un'immagine molto, molto offuscata. Credo che questo sia stato uno dei motivi che ha indotto il presidente di ACI da Club Italia e il presidente ingegner Stichi Damiani a voler dare un, un imprimatur ben preciso il lunedì dopo la gara affinché appunto il Tribunale Sportivo eh, possa, con la sua inchiesta, arrivare ad una conclusione. Eh, con questa puntata eh, le eh, apparizioni televisive del vostro conduttore e di Max Ghedoni Mia Valente Spalla terminano per questa stagione 2019. Sicuramente eh, la nostra volontà ci porterà a essere presenti sui campi di gara anche nel 2020. In questo... Adesso diventiamo tutti disoccupati. Eh, però, bravo, come abbiamo sempre detto, noi abbiamo smesso con l'ultima gara di essere attivi. Siamo, entriamo in questa fase di disoccupazione. Sì, sì. Non, abbiamo, non abbiamo il contributo, la NASPI o qualcosa del genere, mm. cosa che succede in altri ambiti lavorativi. Adesso mettiamo un bel cartello direttore sportivo. O, responsabile della comunicazione, offri, sì, e siamo a posto e vedremo come fare. Nel frattempo, però, eh, mi è obbligo a ringraziarvi perché la vostra presenza davanti ai video ci ha veramente fatto piacere sappiamo che molti team manager ci guardano perché alcuni ridono altri però prendono spunto da quello che diciamo ma soprattutto ci vedono e questo ci fa piacere eh, all'inizio eh, a microfoni spenti abbiamo detto ci controllano sì, sì, sì. Ci, ci sentiamo controllati però è una condizione positiva perché noi non abbiamo nulla da nascondere no. eh, ricordo vi, eh, Sto ancora a ringraziare perché il pubblico è sempre da ringraziare. Eh, crediamo di non avervi tediato e soprattutto.. E non, mette, non metteteci i chiodi. No, non metteteci i chiodi né a noi quando andiamo in giro né in futuro sulle prossime gare. Vi ringrazio ancora, fate buone feste, ci vediamo nel 2020 e come tale grazie a Enrico che ci ha sempre agevolato in regia con la tecnica, con tutti i filmati, diciamo di sfumare con dei filmati inerenti a questi bellissimi sterrati del Senese e a risentirci nella prossima stagione con appunto uno spazio motori. Buona serata a voi e buona continuazione con i programmi dell'emittente. Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti.